saluta. Sì, ci mancherebbe. Morena inizia a pensarci. Scrive per forza all'85% tutti i minuti. Guardando dovremmo. No, Alessia, è una passeggiata questa sera. Che dite, aggiungiamo un briciolo di resistenza, poca poca? Poca poca? Hai aggiunto poco poco? Fin troppo, va bene. Futura sposa, che ci deve aggiornare sui preparativi e sulla data del matrimonio. Ah, non so, chiedi. Non dovete chiedere a me, dovete partecipare alla chat e chiedere: ma Maria Grazia, di dove abiti? Di dove sei? Quando ti sposi? C'è la chat apposta, Visto, già gli hanno chiesto, ma il vestito, e lei scrive: no, prima devo rimettermi in forma. Quindi dovete partecipare alla chat per sapere. Sì, ma con questa lezione si può chattare tranquillamente. Chiudo ancora goccio. E pian piano si rallenta. Cosa facciamo oggi? Un lavoro completamente aerobico. Ha buttato lì un'idea. Che ne pensate? All'ultimo minuto di alzare la frequenza cardiaca al 90%. Non sarebbe più completamente aerobico. Alessandro ha ragione, purtroppo. Comunque, si chiude. Nothing to fear, you'll never be alone. Let the highway be our own. Cause I'll go where you go. When you fall down, I'll get you back up again. 75 pedana del minuto, 80%, e saliamo. 3, su, pian pianino. Dobbiamo arrivare all'85%, quindi fuori sella, 5 minuti, tutti e 5.
Dai, io non mi preoccupo per oggi, mi preoccupo per quella di giovedì. Ma no, non mettete il carro davanti ai buoi. Giovedì, in caso, vi preoccuperete. Ci sono anche giovani, ci sono anche nuovi stasera. Beh, i nuovi poverini fanno quello che possono, no? Sono nuovi. La palestra non si connette in live, sono qui tutti, il Piero sta tentando di connettersi, c'è, il Piero c'è. Visto? Basta chiedere e il Piero sa tutto. Due minuti ancora! Forza su quelle gambette! Un po'! Avete un po' di fiatone? Ora, no! State dicendo bugie! Vi vedo! Omar, cosa dice l'Omar? Non ci credo. Ma neanche... No. Allora, l'Omar necessita di aggiornamento. Allora di ripristino. Pensate che, visto che oggi non fatichiamo, pensate che era da un po' di tempo che dicevo devo fare un po' di pulizia del mio computer. Ci sono un sacco di file, non li uso, li ho scaricati. Domenica l'accendo. Non si connetteva più a internet, in nessun modo. E dico... Ma perché non sfruttare un punto di ripristino? Perché ci sarà stato un aggiornamento che ha incasinato qualcosa. Mi sembrava una cosa innocua. Lancio il ripristino e fallito. Peccato che dopo non si accendeva più. Così ho dovuto ripristinare completamente il computer. Ho fatto, scendo, tolgo un po' di resistenza, 70 pedalate al minuto, 5 minuti, 80%. E così ho fatto pulizia. Pulitissimo! Come nuovo! Adesso mi collego internet però. Ricordatevi! Tira e spingo! Porca Monica! Quindi, questo per dire, se meditate di voler fare una pulizia profonda al vostro PC, chiamatemi. Io in 5 minuti risolvo il problema.
forza! Mi raccomando, lavoro aerobico, non è propriamente una passeggiata, perché un po' di fiatone dobbiamo avercelo. Curate la pedalata, d'accordo? Dopo. No, dopo. Il Piero vuole tentare di fare ciò che voleva fare Samuele, ovvero interrompere la lezione. Non si può. Alla fine si fa. Alla fine di tutto però. Forza! Poca resistenza, ma no, perché 80%, 70 pedalate al minuto. Palle, rilassate. Quanta resistenza? Quanto basta per mantenere l'80% con le 70 pedalate al minuto? Recupero manca, non pervenuto. Ora non è che posso farvi fare una lezione così compresa di recupero. Non esageriamo. Chiaramente Alessandro mi chiedeva dei recuperi, non perché volesse un recupero, perché voleva capire quando bere, vero? Interessati per chi possiede, per gli altri, in modo altruistico. E quindi, non essendoci recuperi, potete bere in qualsiasi momento. Ma visto che è più facile bere in sella, vi suggerirei di bere quando siamo seduti. Poi in qualsiasi momento va bene. Goccio, secondo gradino, 85%, 70, pedalate al minuto. Mancherebbe. Tra l'altro appunto pensavo come renderla diversa, ma questa volta non ce l'ho fatta. Questa volta ci atteniamo al programma.
questo era stato stabilito, questo facciamo. Siete delusi? Tre mesi di matrimonio, fresca fresca. Sempre 70 pedalate al minuto. Non so voi, ma io ho il fiatone e ho caldo e sto pure sudando. Voi no, vedo che non brillate sotto le luci. Il Piero al fiatone? Ma quando mai? Ah, è vero. Barbara dà la giusta interpretazione. Il Piero non ha fatto riscaldamento e quindi al fiatone. Forza! Alessandro dice che è al 93%, no Alessandro! Altrimenti una volta che faccio fare un allenamento tranquillo, se tu mi vai al 93%, non va bene! Sciogli resistenza! Mi raccomando, non dite che l'ho detto, togli resistenza. No, Alessandro, non sederti. Togli resistenza. Perché può essere, anzi, sicuramente, che la frequenza cardiaca si alzi nel momento in cui stai in piedi. Ma adesso dobbiamo allenarci proprio per questo, per fare in modo che la frequenza cardiaca anche da in piedi non si alzi troppo. E quindi scendo, salgo a resistenza, palle rilassate. Pedalate al minuto, 80%, e siamo qui. Alessia ha scritto che ha sentito togli resistenza, ha sentito male. Succede, quando si fa fatica succede di capire male.
canzone, giusto che sia così, perché comunque stiamo facendo un bel lavoro. Qui in palestra no, qui in palestra stanno facendo finta. We should be chasing after the sun. Tranne le donne, perché le donne stanno lavorando bene come sempre. Sapete che io non faccio preferenze. Sapete che io non vedo uomini e donne. Per me sono tutti uguali. Nessuna distinzione. Né tra nuovi e vecchi. Né tra donne e uomini. Tutti uguali. State tirando e spingendo? No, il Piero no, si sta fermando. Cosa fai Piero? Guardate la velocità della pedalata del Piero. Guardatela. 50 pedalate al minuto. Dove siamo? Dimmelo. Dove? No, non va bene. Non va bene, Omar. 79 non va bene. Appunto. Niente, l'Omar è da buttare. Dobbiamo fare una nuova versione dell'Omar.
vada bene. Verso di voi le casse, quindi io sento meno di voi. La prossima volta mi avvicino le casse, va bene? Forza, altro che! Concentrati, 2 minuti ancora! Chiama, ma noi dobbiamo star così! Può chiamare quanto c'ha voglia! Non facciamo finta di niente. Come non sentiamo le gambe? Volete sentire la musica? A maggior ragione può chiamare quanto sua voglia la musica. Ma noi andiamo avanti col nostro programma. Forza! Non mi fermo! Ancora un pezzetto! Fino alla fine, certo! Però un pezzetto in piedi! Manca pochissimo! And as the sun is coming up, I hear the sound of the waiting city. I'll hitch a ride at the next truck stop. If someone will show a stray dog some pity, I pray be still. Prima live, tanti era la prima live, eh? Benvenuti a tutti, bello dire cambio, ecco Mauri sta facendo una cosa sbagliata, bello dire cambio, poi ti dirò il perché. Perché essendo maestro, mica che poi lo faccio fare. Piero ha capito? Scende cambio! That old itch was starting to burn.